Ciao a tutti, oggi andiamo a fare un piccolo video per vedere come tagliare questo nuovo materiale e sono fogli di sughero di questa grandezza qua, sono 12,7 cm di larghezza e 17,70 di altezza. Vedete? Sono fogli adesivi, vedete? Si può usare per fare scritte, attaccare negli album. Io l'ho attaccata anche in una lavagna. E ora andremo a vedere come costruirci il disegno, come mettere il disegno e tagliarlo. Quindi ci vediamo nell'altra visuale. Bene. Visto ora il materiale che andremo a usare oggi, io voglio realizzare un centrino. Come avete visto, questo sughero è adesivo, quindi si possono fare anche lettere da attaccare su scrapbooking, su album e quant'altro. Io vado a realizzare un centrino perché mi serve appunto per attaccare in un album di scrap. Ora vi faccio vedere il disegno e come tagliarlo. Andiamo nella nostra libreria, io vado nella mia cartella centrini, mi prendo questi tre, li seleziono, faccio separa e ora mi tengo quello che a me serve. Dunque, questo è un centrino e viene grande 7,3 centimetri per 7,3 centimetri. Ora però dobbiamo impostare il nostro foglio del nostro materiale perché, come avete visto, è piccolo. Quindi io vado a impostare la pagina, andiamo in impostazioni pagina e da questa casella mettiamo 12,7 e noi metteremo invece 120,70 perché qui si parla in millimetri. Ora mettiamo 120,70 e sotto mettiamo, visto che è 17,7 centimetri, facciamo 170,70. E abbiamo impostato il nostro foglio che andremo poi dopo a tagliare. Mettiamo il centrino dentro. Se vogliamo farlo un pochettino più grande, lo allarghiamo. E ora possiamo andare a tagliare, quindi mettiamo le impostazioni taglio, quindi selezionando mi viene già selezionato ritaglia e da questa finestrella, perché stiamo usando la Cameo 3 e quindi ha due slot per mettere due strumenti, noi dobbiamo però metterlo solo nel primo, nel rosso. Quindi la Cameo 3 ha la lama di default, l'automatic blade. Noi però dobbiamo metterci la nera per tagliare questo tipo di materiale e dobbiamo andare a cercarci tra la lista materiali questo. Se non lo vedete, vuol dire che dovete fare l'aggiornamento al software perché questi sono nuovi materiali. E quindi chi aveva la versione precedente del software non troverà questo materiale, quindi vi consiglio di aggiornare. Una volta che avete cliccato, mi mette le impostazioni, vedete, lama 7, la lama nera, velocità 1 e spessore 20 e lasciamo così com'è.
come vediamo, visto che è la prima volta, vediamo se taglia bene oppure no. In questo caso non dovesse tagliare, magari aumentiamo di un punto diciamo lo spessore della lama, cioè mettiamo un numero in più. Bene, detto questo, proviamo ad andare a tagliare, quindi ci vediamo dall'altra visuale. Bene, ora che abbiamo fatto il disegno, accendiamo la nostra macchina. Come abbiamo detto, dobbiamo mettere la lama nera, questa, e dobbiamo settarla. Scusate, ho mosso la camera, e dobbiamo settarla a 8. Ed ecco qua, l'abbiamo messo al numero 8. Non so se si vede. Togliamo l'automatic blade e inseriamo la nostra lama nera. Ora inseriamo il tappetino. Mi raccomando, ben attaccato. E ben allineato alla nostra linea, e diamo invia a silhouette. Ed ecco qua che ha tagliato. Ora aspettiamo, scarichiamo e andiamo a togliere il nostro centrino. Apriamo, vi faccio vedere che ha tagliato perfettamente. Vedete? Mi raccomando, non gettate quello che vi è rimasto, perché con il tappetino del PixCan possiamo usare anche piccoli ritagli. Ora tolgo per farvelo vedere come ha tagliato. Se non riuscite a togliere questi i piccoli qua, basta che prendiate lo strumento, questo, e tiriamo su, vedete, tutti i pezzi tagliati piccoli. Questo strumento per me serve molto, specialmente chi usa il vinile, però vedete, è proprio per staccare tutti i piccoli pezzi. Ecco qua, vedete, guardate, è venuto una bellissima figura. E questo lo andrò ad attaccare in un album scrapbooking, poi ci farò degli altri abbellimenti. Io, come ho detto, ora riattacco anche questo, perché non mi voglio perdere questi pezzetti qua. Avendo il PixCan posso riutilizzarlo, quindi andiamo a riposizionarlo in modo che non si rovini l'adesivo. E questo lo tengo, questo poi verrà staccato e attaccato all'album, e questo lo userò per altre cose.
Io spero di essere stata abbastanza chiara, di avervi fatto piacere farvi vedere questo video, come usare questo tipo di materiale. E iscrivetevi al mio canale, commentate e ciao al prossimo video!